Allora, noi ad oggi, a un anno circa dalla prima implementazione, utilizziamo Piteco Evo e il Piteco GBC, sia nella versione desktop, diciamo, che nella versione mobile. Dopo una lunga, diciamo, valutazione delle soluzioni sul mercato, alla fine abbiamo adottato Piteco perché a nostro avviso aveva una copertura totale delle nostre esigenze sia in Italia che all'estero, e in più, diciamo, uno dei grandi benefici si era dimostrato, diciamo, la soluzione più flessibile e quindi più modellabile anche in futuro ai cambiamenti del nostro gruppo. Diciamo molti, se vogliamo eleggere i due principali, direi sicuramente abbiamo incrementato notevolmente tutto il livello di sicurezza nel nostro workflow di pagamenti, e sempre rimanendo nell'ambito workflow pagamenti abbiamo anche automatizzato e velocizzato tutto l'iter, soprattutto attraverso la soluzione mobile. Sicuramente il tema della digitalizzazione e quindi la gestione sempre più diciamo digitale, online, di tutte quelle che sono le transazioni bancarie e dell'integrazione tra le varie piattaforme è una delle sfide principali. Inquadrate, vale genericamente, ma vale ancora di più il nostro gruppo, in un'ottica sempre più globale, quindi guardare al di fuori dei confini sicuramente dell'Italia, cercando di esportare uno standard quanto più automatizzato, quanto più web-based possibile. E questo è il motivo per cui anche la soluzione che noi abbiamo adottato di Piteco oggi è una soluzione in SaaS e quindi che sfrutta molto la velocità, diciamo, dell'online.